Salve a tutti ragazzi, un saluto da Andremireu, operativi come sempre. Siamo tornati con questo nuovo intervento, ragazzi, video dedicato al Cagliari e un video che vi dico subito potrebbe tranquillamente rappresentare il mio pensiero qualora dovesse arrivare nei prossimi giorni o anche addirittura nelle prossime ore l'ufficialità relativamente a questa operazione. Sto parlando praticamente di un'operazione che a detta di tutti è già cosa fatta, è già stata chiusa, addirittura ho letto su Wikipedia che sono state modificate le informazioni relativamente a questo giocatore e il club di appartenenza appunto di questo giocatore è divenuto il Cagliari proprio da oggi. Sto parlando ovviamente dello stopper francese di origine Martinicane, Lionel Carol, credo che questa sia la pronuncia, classe 91, che praticamente è del Galatasaray, quindi la squadra turca, che l'ultima stagione l'ha passata in Spagna al Siviglia. Leggendo un attimo velocemente la scheda tecnica, così giusto per darvi due informazioni, perché vi dico subito, non lo conosco, poi vi do una mia impressione comunque a livello generale. Si tratta di un calciatore polivalente di piede mancino, forte fisicamente e capace di svolgere in maniera disinvolta il ruolo di centrale, destro, sinistro in uno schieramento a 4 e di terzino sinistro o all'occorrenza di esterno mancino a centrocampo. Nello specifico qua si dice che arriva in Sardegna con un conguaglio economico pari a 2,2 milioni di euro a titolo dunque definitivo con un contratto fino al 2023. Quindi ragazzi, praticamente è data per certa questa tipologia di operazione per quanto riguarda dunque il pacchetto arretrato. Negli ultimi giorni avevamo parlato per esempio di un interesse per Silvestre, addirittura ieri era uscita un'indiscrezione su Burdisso che non ho neanche voluto commentare perché mi sono augurato semplicemente che fosse una fake news e niente di più. E invece probabilmente questa notizia, l'arrivo di Carol, va in qualche modo a determinare, forse, chi lo sa, il discorso del pacchetto arretrato, perché al momento chiaramente l'arrivo del classe 91, quindi stiamo parlando di un giocatore di 27 anni, quindi un giocatore che comunque ci sta come soluzione, assolutamente sì. Potrebbe tranquillamente andare a prendere il posto del giocatore Andreolli. Andreolli probabilmente a questo punto è sempre più verso l'uscita. Capuano lo sapete perfettamente che è in uscita, quindi chiaramente una situazione che sembra essersi delineata in questa modalità. Che dire ragazzi, io non ho particolari pensieri e opinioni riguardo a questo giocatore, non lo conoscevo, non lo conosco. Mi sono guardato qualche video prima di fare questo intervento, ma i video su YouTube, insomma, sono da prendere con le pinze perché comunque vanno a prendere spezzoni di partita. Sì, ho visto qualche tackle scivolato, qualche giocata, qualche finta, perché comunque, come vi ho letto, appunto, oltre al ruolo di difensore centrale o di terzino, addirittura è stato schierato Carol nella sua esperienza comunque anche come esterno alto a sinistra. Quindi sicuramente è un giocatore che può essere importante perché può ricoprire vari ruoli. Però, chiaramente, ragazzi, non conoscendolo e provenendo da un campionato comunque estero, sarà da valutare. Chiaramente l'investimento è un investimento giusto, niente di che, 2 milioni e 2, insomma, è una cifra comunque abbastanza abbordabile. Non stiamo prendendo un 34enne, un 36enne, e questa secondo me è una cosa positiva, soltanto il campo dunque ci dirà effettivamente se il Cagliari avrà avuto un occhio positivo nell'andarlo ad acquistare. Quindi ragazzi, che dire, il mio pensiero l'ho espresso e questo sarà il mio pensiero qualora dovesse arrivare l'ufficialità nei prossimi giorni o addirittura nelle prossime ore. Fatemi sapere le vostre impressioni, se conoscete questo Carol, se l'avete visto magari giocare magari in qualche partita al Galatasaray o eventualmente quest'ultimo anno al Siviglia. Fatemelo sapere commentando qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto lasciate un bel pollice in su, iscrivetevi al canale YouTube se non foste ancora iscritti e noi ci vediamo presto con altri nuovi interventi. Un saluto a tutti, ovviamente, forza, castate a tutti, ciao ciao!